Nell'ambito del progetto Città Educativa Vallo di Diano arriva una svolta per i ragazzi ipovedenti e ciechi, grazie alla redazione e alla stampa di un giornalino adatto anche a loro. A partire dal numero 0 del giornalino Loro del Vallo di Diano, organo di informazione della consulta studentesca del Vallo di Diano, il titolo e alcuni articoli sono stati infatti stampati in braille. Il progetto del giornalino come strumento di informazione per tutti, anche per i non vedenti, è stato portato avanti grazie anche alla collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi Provinciale, Regionale e con la cooperativa Leggere Chiaro di Salerno, che ha curato la stampa in braille. Ci spiega i dettagli il referente della città educativa Vallo di Diano, Gennaro Gonnelli. Abbiamo dato una svolta a quella che è l'azione di comunicazione sul territorio, quindi attraverso la consulta studentesca dei ragazzi del Vallo di Diano, che io ringrazio per la loro partecipazione, soprattutto i dirigenti scolastici che ci stanno accompagnando e i docenti facilitatori. Quindi loro hanno una propria autonomia di considerazioni che vengono riportate sul giornalino, con diverse tematiche sull'ambiente, sul sociale, sulla cultura, interviste a personaggi del nostro territorio, e abbiamo voluto comporre un giornalino con una scritta ingrandita e che è destinato alle persone ipovedenti. E poi adesso, oltre alla testata, che è stata una fase sperimentale, adesso uscirà proprio il giornalino in braille, completamente in braille, e che daremo ai ragazzi ciechi che frequentano le scuole, e li daremo anche alle famiglie in cui ci sono persone cieche, che vengono a conoscenza di quello che avviene sul territorio descritto dai ragazzi. Com'è possibile ricevere questo giornalino da parte delle famiglie? A chi riferirsi? Attraverso lo sportello dell'UIC di Pollo, e attraverso il progetto La Città Educativa.